Avvocato Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, nella nostra attività giornalistica di scoperta delle funzioni del ruolo del consigliere di parità, abbiamo visto nel precedente appuntamento, così en passant, in maniera sommaria, le funzioni. E quindi i compiti, quello di promozione di azioni positive, il ruolo dell'informazione e della formazione, la sensibilizzazione, la consulenza. Ecco, soffermiamoci su queste funzioni che ora ho menzionato. Sì, quindi dobbiamo specificare che ci sono delle funzioni a carattere generale, cioè io devo fare in modo che sia diffusa la cultura antidiscriminatoria da un lato e soprattutto promuovere, questo significa promuovere le azioni positive, cioè promuovere delle azioni sul territorio positive, cioè intese a eliminare la discriminazione. Questo nei confronti della formazione in genere, della sensibilizzazione, ma poi tu hai detto bene, sono anche consulente, per cui se un lavoratore o una lavoratrice ritiene di aver subito un atto di discriminazione, io posso, tutelando la sua privacy, intervenire, proporre azioni giudiziarie davanti al TAR, davanti al giudice del lavoro, davanti al tribunale ordinario, al posto del soggetto che ha subito della discriminazione. Quindi un'azione di divulgazione, di sensibilizzazione, di formazione, di divulgazione contro la discriminazione, ma anche un'azione attiva, concreta, diretta a tutelare il lavoratore o la lavoratrice che ha subito nel mondo del lavoro una sua discriminazione.